La storia dell'orto lapidario del Museo d'Antichità, oggi civico museo di storia ed arte, inizia nel 1833 con l'inaugurazione del monumento a Winckelmann. L'illustre teorico antiquario tedesco morto tragicamente, assassinato a Trieste nel 1768. Il monumento divenne il fulcro del futuro museo, che nacque con lo scopo dichiarato di coltivare e favorire lo studio dell'archeologia e dell'arte. Infatti, Trieste, per la sua posizione geografica e per le relazioni commerciali marittime, ebbe modo di acquisire reperti delle terre classiche, dall'Egitto fino alla Mesoamerica, al fine di destare nei triestini l'amore del bello, attrarre anche gli specialisti stranieri e istruire al contempo artisti artigiani. Nell'orto lapidario sono esposti materiali romani provenienti da Aquileia, dall'Istria e da Tergeste, a costruire una vasta esemplificazione dell'epigrafia antica a carattere sepolcrale, onorario e sacro tra il I e il V secolo d.C. Nel tempietto è il monumento a Winckelmann, opera neoclassica dello scultore Antonio Bosa, circondato da sculture classiche greche e romane del nucleo più antico delle collezioni civiche, che alla fine del Settecento appartenne all'Accademia degli Arcadi Sonziaci. Nel giardino, dinanzi all'edificio del museo, circondato dalle mura con torri risalenti al 400-500, sono raccolti i materiali medievali e moderni provenienti dalla città. Nel museo, la preistoria del Carso Triestino, a partire da 80.000 anni fa, è raccontata dai reperti rinvenuti nelle grotte e nei ripari sotto roccia. Ceramiche, armi e ornamenti personali dell'età del bronzo e del ferro provengono dagli abitati detti castellieri e relative necropoli, tra le quali soprattutto quella di Santa Lucia di Tolmino, che ha restituito più di 7.000 tombe con corredi. Vastissima la collezione romana da Aquileia, arricchita da apporti del territorio e dell'area mediterranea. Sculture ed oggetti della vita quotidiana, ritratti imperiali e di privati, statuette e bronzetti di divinità e una ricca serie di manufatti in bronzo, ceramica, vetro, ambra e osso, provenienti per la maggior parte dalle abitazioni e dalle sepolture. La sezione greca espone un vasto repertorio di ceramica attica e magnogreca, in una panoramica dell'età arcaica fino a tutto il periodo ellenistico, i cui pezzi si segnalano per il numero, le dimensioni, la bellezza e l'originalità. Particolarmente ricco il materiale proveniente dagli scavi di Taranto, rilievi e figure in terracotta, antefisse e vasi, e il favoloso Riton d'argento sbalzato, un vaso rituale configurato a testa di giovane cerbiatto realizzato nel 400 a.C., il capolavoro del museo. Infine, una saletta presenta la collezione Fabietti, da El Salvador. Vasi, strumenti, figurine in terracotta antropomorfe e zoomorfe illustrano le usanze di un gruppo di genti contadine vissuto tra 600 e 1000 d.C., in contatto con la grande cultura Maya.